Genio e maestria. Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra 700 e 800. Il 700. La Tarsia e Luigi Prinotto. Scrivania ribalta da parete, con scene dell'assedio e della battaglia di Torino del 1706. Luigi Prinotto, Cissone, Cuneo, 1685, Torino, 1780. Torino, Musei Reali, Palazzo Reale. Il modello riproduce la scrivania a ribalta da parete realizzata dall'ebanista Luigi Prinotto nel 1723. Il corpo del mobile, che comprende un portello ribaltabile e cassetti nella parte inferiore, poggia su quattro eleganti gambe con forma ad S, che terminano con piedino a zoccolo sormontato da foglie. Nella parte alta della gamba si trovano delle teste di donne in bronzo dorato. L'intero mobile è decorato con 14 scene distribuite su tutta la superficie, realizzate con intarsi in avorio, tartaruga e madreperla, che si incastrano su un rivestimento di palissandro ed ebano. I soggetti chiari risaltano sullo sfondo oscuro. Le varie scene rappresentano l'assedio e la battaglia di Torino del 1706. Per questo motivo la scrivania è detta dell'assedio. L'evento è raccontato con partecipazione e umanità, e le raffigurazioni sono ricche di dettagli. Comandanti con le loro truppe, gruppi di soldati che corrono, passaggi di carri trainati da buoi, cavalli, prigionieri legati, moribondi sdraiati a terra, una mamma con un bimbo sulla schiena che sembra fuggire mentre un cagnolino la guarda con affetto. Nella tavola tattile è stato riprodotto il particolare di una scena all'interno della ribalta. Un cavaliere con in mano un calice sembra guardare con gratitudine una donna con una caraffa che forse lo ha appena dissetato. Ai piedi del cavallo, un cagnolino curioso osserva la scena.
La sezione mette in luce la produzione dell'ebanisteria all'interno dei cantieri reali sabaudi, come esito di un'unica regia dell'architetto di corte che gestiva il cantiere, in dialogo con pitture, stucchi, tessili, oreficerie. La sala è dedicata a Luigi Prinotto, uno dei più importanti ebanisti del Settecento, i cui lavori si caratterizzano per gli avori incisi con gusto pittoresco. Il pittore Pietro Domenico Olivero, padrino del figlio, è l'ispiratore delle scenette di genere che l'ebanista disseminò sui mobili. Ben introdotto a corte, ricevette nel 1723 il prestigioso incarico della scrivania per il figlio di Vittorio Amedeo II, con le raffigurazioni dell'assedio e della battaglia di Torino del 1706. La prestigiosa boiserie, cioè rivestimenti delle pareti in legno e l'inginocchiatoio del gabinetto di Sua Maestà la Regina in Palazzo Reale, sono del 1732. Molti successivi incarichi, scrivanie, console, scansie per Palazzo Reale e residenze, fra le quali Rivoli, Aglie, Palazzo Chiablese, la Palazzina di Stupinigi. Prinotto lavora anche per committenze di ordini religiosi, come si vedrà nel Teatro del Sacro, ultima sezione della mostra. Video accessibile a cura di Tactile Vision Onlus. Progettazione e consulenza Rocco Rolli. Voce narrante Elena Zegna. Interpretariato LIS Anna Di Domizio. Videoproduzione Alfonso Totaro. Font Easy Reading.